Finalmente abbiamo un trailer vero, finalmente abbiamo più informazioni e finalmente questo film inizia a mettere molto molto hype anche a noi fan del manga. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marra e questo è Mera Mera. Oggi, come avete visto dal titolo della copertina, parliamo del trailer del film Red, perché a quanto pare può interessare anche noi lettori del manga. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di mettere un bel like perché i mi piace aiutano tantissimo il canale ad andare avanti e sono l'unica moneta di scambio che vi richiedo per questi video. Quindi mi raccomando, se mettete like mi fate un grandissimo favore e aiutate il canale a crescere. Detto questo, direi che possiamo cominciare immediatamente con il video. Il video di oggi, ragazzi, è dedicato al film Red. Chi mi conosce sa che in realtà io non sono un grande fan dei film, difatti non ne ho neanche visti tutti perché non mi interessano le cose non canoniche solitamente, ma in questo caso ci sono alcune probabilità che alcune cose appunto di questo film saranno appunto canoniche, ma per la pesantezza che hanno alcune informazioni. Attenzione, quando parlo di canonicità nei film, ovviamente mi riferisco a un qualcosa simile a Strong World, in cui certo il film di per sé non è canonico, ma ciò che è canonico è l'intro che c'è nel film, anche perché abbiamo un capitolo vero e proprio che è stato pubblicato come capitolo zero appena dopo l'uscita del film, quindi di quel film. La canonicità c'è soltanto nell'intro, quindi soltanto per la premessa, mentre tutto ciò che avviene è assolutamente inventato per il film. Secondo me avremo la stessa identica cosa per il film Red. Il film Red ha infatti dato un'informazione importantissima a noi lettori tramite il trailer uscito a mezzanotte. Intanto scopriamo finalmente il nome della misteriosa villain che vedremo appunto nel film. Intanto si chiama Uta e come abbiamo già intuito da altri post, questo personaggio è una cantante, il suo potere è anche legato alla voce, ma non sappiamo ancora cosa, difatti sarà divertente vedere come trasformeranno questo personaggio in qualcosa che non sia una copia di Apu, speriamo. Ma scopriamo che questo personaggio, questa cantante, è molto più importante per un altro motivo. Difatti, vediamo un flashback in cui è presente Shanks e scopriamo che Uta è la figlia di Shanks. Questa informazione, ragazzi, è veramente grossa. Ma veramente grossa, qua potremmo partire con 3.000 illazioni. Non solo perché Shanks è un personaggio amatissimo, quindi diciamo che hanno trovato il modo di includerlo nel film senza effettivamente farlo incontrare con Luffy, perché sarebbe una cosa troppo pesante per la storia, ma anche perché, per esempio, c'erano delle teorie riguardanti Shanks e un suo figlio. Pensate al figlio di Makino, tutti pensavano fosse il figlio di Shanks, non tutti, c'è una teoria molto pesante su questo. Invece no, a quanto pare Shanks ha una figlia, ragazzi, e questa figlia è una cantante che a quanto pare sta facendo qualcosa di orribile. Difatti le parole di Luffy sono nel trailer: se solo Shanks sapesse cosa sta facendo sua figlia, non starebbe fermo a guardare, motivo per cui i due combattono. Può essere anche che Uta nel film sarà gelosa di Luffy perché Luffy ha ricevuto il cappello di paglia di Shanks. E c'è da dire che durante il flashback che vediamo all'interno di questo piccolissimo teaser trailer, Uta è da bambina con suo padre, mentre suo padre ha il cappello di paglia, quindi quel flashback avviene circa 12 anni prima della storia principale, o meglio, minimo 12 anni prima. Ieri, tra l'altro, insieme al trailer sono uscite anche altre immagini molto importanti. Sono usciti vari action figures che verranno venduti appunto per questo film. A quanto pare le canzoni verranno messe su Spotify. Questo film ha un forte impatto musicale perché il villain è una cantante, a quanto pare una cantante molto famosa all'interno del mondo di One Piece. Difatti, durante il trailer vediamo, per esempio, dei concerti, vediamo Beppo della ciurma di Law, che è vestito, brandizzato appunto con il nome di questa cantante, e ci viene dato anche lo sketch di un personaggio che molto probabilmente sarà importante. Questo personaggio sembra un po' un Frankenstein e si chiama Gordon. Probabilmente questo Gordon sarà il main villain per una questione di design. Non ci è stato detto niente, semplicemente
lo staff di One Piece ha detto che cosa c'entrerà questo Gordon con la storia e come i Mugiwara verranno chiamati in causa. Questo Gordon secondo me sarà tipo il manager di Uta e bisognerà anche capire che cosa stanno facendo di così grave questi due. Altre piccole informazioni: in questo film, almeno per adesso, nel trailer sono stati anche avvistati, diciamo così, Akainu e il Meppo, Kobe, Law e Beppo, quindi per adesso loro sono dei personaggi che sicuramente appariranno nei film. Però c'è da dire che è stata avvistata negli studi di registrazione in Giappone per registrare appunto il film Red, per doppiarlo, la doppiatrice di Boenko. Quindi in poche parole questo trailer, che dura 45 secondi, ci ha dato sì un'infarinatura su chi saranno i personaggi che vedremo, ma non ce li ha ancora detti tutti. In più, ufficialmente abbiamo, anche attraverso tutte le action figure che sono uscite, tutti quanti i design riguardanti Mugiwara, riguardanti i loro nuovi outfit per il film. Come vedete sono ispirati un po' a rock, perché questo film ha un forte tema musicale, però anche questo tocco piratesco che a me piace sempre. Altre cose che possiamo dire: si vede una scena in cui Uta piange verso qualcuno ed è tenuta da qualcuno di umano. Probabilmente l'azione mia è Gordon, e piange perché Shanks se ne sta andando. Perché penso che questo film possa contenere dei contenuti canonici? Beh, perché c'è Shanks ed è un personaggio talmente importante che ci potrebbe stare effettivamente un piccolo flashback canonico riguardante Shanks, che magari andrà poi a ricollegarsi in futuro con quello che vedremo. Quindi in poche parole dovrebbe uscire durante la saga di Wano un capitolo speciale chiamato One Piece capitolo 0.5, un po' come è successo per Shiki, che ci ha dato effettivamente delle informazioni sul passato, soprattutto sulla morte di Goldie Roger e su com'era effettivamente la Golden Era della pirateria anni fa. Allo stesso tempo Oda potrebbe fare una cosa del genere, mostrandoci un flashback di Shanks con sua figlia e mostrarci com'era il mondo durante quell'epoca che va dalla Golden Era della pirateria, quindi dall'epoca in cui Goldie Roger è morto, fino alla venuta di Luffy, che è un'epoca che effettivamente noi conosciamo veramente veramente poco. Ci sono pochissimi avvenimenti che sono avvenuti in quel lasso di tempo. In più penso che Shanks sarà coinvolto per questo film, per una promessa di Oda che ormai cito spesso e volentieri. All'inizio del 2021 Oda promise che finalmente Shanks avrebbe fatto la sua mossa, ed era un messaggio rivolto soprattutto ai lettori del manga, perché se non ricordo male questo messaggio era contenuto anche all'interno di un Weekly Shonen Jump. Certo, potrebbe intendere benissimo il film, però per addirittura scrivere un messaggio indirizzato anche ai fan del manga, che in generale sono meno interessati al film rispetto ai fan dell'anime, per ovvie ragioni, potrebbe starci, dato che secondo me comunque siamo vicini al vedere effettivamente Shanks, a vedere effettivamente che cosa farà. Magari questo flashback che avremo come capitolo bonus sarà utile anche per questo, ovvero darci un contesto per quello che farà Shanks dopo Onigashima. Che dire, veramente interessante. Io, lo sapete, io non ero molto interessato alla questione film, non lo sono mai, in realtà non sono mai interessato alla questione film di One Piece, vi dico la verità, ma appena hanno mandato il trailer sul nostro gruppo Telegram e appena hanno scritto a quanto pare Uta è la figlia di Shanks, effettivamente qua la situazione ha iniziato a cambiare. Perché sì, perché ragazzi, una notizia del genere è veramente, veramente grossa. Che dire ragazzi, prima di concludere il video, vi devo anche dire che questa sera saremo in live, dopo forse 6 mesi di assenza di live, per un evento speciale. In realtà non è un evento, semplicemente
la consacrazione, il festeggiamento del raggiungimento dei 1000 membri sul gruppo Telegram. Quindi se volete partecipare alla live, vi lascio il link per attivare la notifica. Alle 21 partiremo con questa live a tema One Piece, ovviamente a tema community di One Piece. Prima di concludere ancora vi ricordo di commentare cosa ne pensate di questa cosa, cosa ne pensate di questa rivelazione, secondo voi sarà canonico, vedremo qualcosa di canonico oppure no, e cosa ne pensate del film in generale, se andate a vederlo oppure no. Detto questo ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, io sono Marra, vi aspetto questa sera alle 21 in live e poi venerdì per le previsioni al capitolo 1047 di One Piece. Ciao ragazzi, ci vediamo, ciao a tutti.